Rafforzare la formazione nell'area metropolitana barese è stato questo il punto principale dell'incontro che si è tenuto nel padiglione della Regione Puglia in Fiera del Levante con l'assessore alla formazione Sebastiano Leo, un incontro in cui si è discussa la richiesta di accreditamento da parte della fondazione dell'ITS Academy. La richiesta riguarda le aree tecnologiche numero 8, servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro, e numero 10, tecnologie dell'informazione e della comunicazione dei dati. In cui è stata sottolineata l'importanza degli ITS che mettono in condizione le imprese di reperire sul mercato personale già formato. Oggi abbiamo incontrato alcune centinaia di soci della Fondazione Green and Blue, imprese, scuole, comuni, entità dedicate alla formazione e al lavoro, che richiedono alla Regione Puglia un parere favorevole all'istituzione di questo nuovo ITS. Gli ITS sono degli istituti di formazione post-scolastica e pre-universitaria che consentono una formazione direttamente finalizzata all'utilizzo del personale da parte delle imprese e che sono di fondamentale importanza nello schema che anche il Ministero della Formazione e dell'Università ha predisposto e rivoluzionato peraltro in quest'ultimo periodo.